Perché lei dice il nemico in questo momento è Berlusconi e il berlusconismo. Certo, se il centro-sinistra non dovesse vincere pienamente, vincerebbe la palude. Se vince la palude, beh, il protagonista più spigliato, quello che nuota meglio nella palude è il Caimano. Quindi lei non dice neanche accordi, neanche discussioni, dibattiti sulla Costituzione, sulle riforme si possono fare con Berlusconi, ha detto. Berlusconi ha come proprio programma la devastazione della Costituzione. In questi 15 anni ha operato per cambiare l'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Al tempo di Berlusconi è diventata l'Italia una repubblica televisiva fondata sulla precarietà, sull'illegalismo diffuso e sulla furbizia dei corruttori. Ecco, io penso che non possiamo consentire a Berlusconi neppure un colloquio a proposito di quella cosa sacra che è la nostra Costituzione. Lei ha detto ieri ha vinto l'Europa della destra, un'Europa che non è quella che vogliamo. È un'Europa che taglia il bilancio della spesa comunitaria per il settennio 2014-2020, cioè un'Europa che si consegna nella tenaglia della recessione, un'Europa che non è in grado di mettere in piedi un'idea di crescita, di sviluppo, è un'Europa con 30 milioni di disoccupati, che non capisce che questo esercito di disperati rappresenta una minaccia anche per la tenuta della democrazia e rischia di essere la tomba del sogno degli Stati Uniti d'Europa, che invece noi vorremmo rilanciare a tutta forza.